Partiamo subito da un dato di fatto. Atteggiarsi da rockstar durante un funerale, usare gli applausi come randello, fare ombra alle bare, invitare da addetto stampa del Presidente del Consiglio, i giornali a enfatizzare gli applausi ricevuti con un SMS inviato a tutti i giornalisti, leggere i quotidiani il giorno dopo che titolano come avrebbe voluto Casalino, avere bisogno di un nemico per ispirare protezione e nel dubbio cercarne uno sparando nel muro. E confondere la vendetta con la giustizia fa schifo, tanto, anche se fa schifo, perfettamente in linea con il sentire comune che annusiamo nei bar, nelle discussioni sui social, nelle pessime uscite di qualche pessimo ministro. Niente di nuovo, insomma, se non fosse che qui i morti sono ancora caldi e verrebbe da sperare che possano servire come argine. E invece... niente. Però ridurre tutta la vicenda del crollo del Ponte Morand a questo è di una miopia che fa spavento. E credere che basti scimmiottare quegli altri per erodergli i voti, rinunciando consapevolmente alla complessità che ci governa e che la politica dovrebbe essere in grado di governare, è il modo migliore per garantire al governo in carica un lungo e agevole futuro. Dietro il crollo di Genova ci sono decine di questioni che andrebbero analizzate, discusse, raccontate. C'è innanzitutto la privatizzazione selvaggia di un centrosinistra che ha svenduto o comunque avvallato l'idea della privatizzazione come cosa buona e giusta un pezzo del patrimonio pubblico italiano, con l'aggravante di avere flirtato, per citare una azzeccatissima definizione di Alessandro Ciglioli, più o meno apertamente con grossi gruppi imprenditoriali e bancari, diventando parte integrante di una rete politico-economica di potere. C'è anche la narrazione, anche questa con colpevole favoreggiamento culturale di un certo centrosinistra, che tutto il pubblico faccia schifo e tutto il privato invece sia bello e funzioni. C'è, semplificando, il neoliberismo strisciante di chi lo alimenta fingendo male di combatterlo. E intanto si inchina il capitalismo di chi vede le strade, gli ospedali, i servizi primari solo attraverso la lente del fatturato che possono portare. Ci sono le bugie, tante, da tutte le parti, ben prima dell'era delle fake news. C'è il governo Berlusconi-Lega come responsabile della concessione della rete autostradale, che Prodi aveva immaginato ben diversa. È il decreto legge 59 del 2008, governo Berlusconi. Convenzioni con le concessionarie autostradali approvate, togliendo ogni possibilità di verifica agli organi di controllo e riducendo gli spazi di intervento per il pubblico. C'è la consapevolezza da parte del Ministero delle Infrastrutture, della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali a Roma, del Provveditorato per le Opere Pubbliche di Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria, a Genova, e di Autostrade per l'Italia, che da almeno 6 mesi sapevano della corrosione dei tiranti, poi ceduti, del Ponte Morand. L'hanno scritto loro in un verbale di una riunione del 1 febbraio 2018, in quel documento che ha scovato l'Espresso. E quindi c'è anche l'assurda nomina da parte del ministro Toninelli di quelli che già sapevano e che ora sono nella commissione di indagine ministeriale e quindi indagheranno su se stesse. Poi c'è questa nefasta sicumera per cui nessuno alza mai la mano per dire sì, forse ci siamo sbagliati o siamo alla vostra opposizione, però di questo potremmo parlarne. Per cui chi ha perso le elezioni perché è ritenuto inaffidabile, a torto, a ragione, non sente mai il bisogno di mettersi in discussione. Così alla fine, qui fuori, sembra di assistere alla finta sinistra che difende i capitalisti, tra l'altro senza capitale o col capitale degli altri, anomalia tutta italiana. E poi ci sarebbe il rispetto per i morti. Ci sarebbero i morti, il rispetto che gli si dovrebbe. Ma questo oramai l'abbiamo perso da un pezzo. Buon lunedì.